sulla spiaggia di Santa Margherita. Come vedete, gli aquiloni volano in cielo per questa anteprima che si sta tenendo qui. Questa appunto è una finestra sul sesto Festival degli Aquiloni, che invece fra 7 giorni si troverà a Capopeloro. Oggi siamo a Santa Margherita in collaborazione con la Prologo Messina Sud, che ringrazio. Noi siamo alla 6ª edizione del Festival di Capopeloro e siamo alla 2ª edizione della preview del Festival, che è stata fortemente voluta l'anno scorso dal sindaco della città. E quindi ci ha chiesto: ma perché non iniziare un festival prima nella zona sud per portare poi tutta la città a Torre Faro, quindi in tutto il comprensorio di Capopeloro, Canzirri e Torre Faro? E così è stato. L'anno scorso ci siamo riusciti e quest'anno non potevamo non ripeterla. All'insegna in modo particolare dell'unione della nostra città e di abbracciare un po' tutti con un paio d'ore di serenità. Noi oggi chiuderemo per l'ora di pranzo, ma la prossima settimana, venerdì, sabato e domenica, vi aspettiamo. Tra l'altro quest'anno ci sono tantissime novità, tra cui una delegazione estera, oltre a una ventina di città, oltre a quelle siciliane anche italiane, che rappresenteranno i gruppi più importanti degli aquilonisti d'Italia e non solo. E poi ci saranno tantissime novità per i bambini. In modo particolare si effettuerà il volo notturno degli aquiloni. Già da quando inizierà a fare buio, gli aquilonisti professionisti tenteranno di alzare gli aquiloni in volo. A proposito dei bambini, vediamo che ci sono anche tante iniziative per loro, dei laboratori qui all'interno del Lido che vi ospita. Sì, gioco dell'aquilone nasce proprio costruendo l'aquilone, quindi non poteva mancare da parte nostra l'aspetto didattico, che è quello fondamentale, perché trasferisce una cultura del anche saper fare, saper costruire, che poi è facilissimo, perché con 2 stecche, un telo, un pezzo di carta, comunque si riesce a fare un aquilone. Ovviamente noi oggi ne abbiamo portati parecchi e li abbiamo voluti regalare a tutti i bambini della zona sud, e mi auguro che la prossima settimana verranno a trovarci con gli stessi aquiloni che loro stessi hanno costruito e disegnato qui insieme a noi. Come è nata questa sinergia con la Prologo Capopeloro? Sì, intanto siamo entusiasti di ospitare questa 2ª edizione che attrae sempre più famiglie che si cimentano anche nell'autocostruzione insieme a noi degli aquiloni. Ecco, sia la Prologo Messina Sud che la Prologo Capopeloro facciamo parte della grande famiglia dell'UMPI, l'Unione Nazionale delle Prologo d'Italia, e già dall'anno scorso, anche spinti dall'amministrazione, che ringraziamo, abbiamo visto che bene o male il lungomare di Santa Margherita, questa spiaggia si prestava, essendo una zona tra l'altro sempre molto ventosa, a ospitare un evento simile. E allora in questa 2ª edizione, in maniera simbolica, si issa in volo, si innalza in volo questo aquilone, che da Santa Margherita poi settimana prossima arriva a Capopeloro, e quindi è un evento non solo di Capopeloro, ma che in realtà abbraccia tutta la città. Infatti questo è stato definito un filo di aquilone che collega la zona sud alla zona nord della nostra città. Sì, spesso pensando alla Prologo si pensa appunto che è un qualcosa che organizza solo in loco. In realtà noi stiamo dimostrando che queste sinergie, non pensiamo solo al nostro metro quadrato, ma abbiamo una visione ampia, di largo respiro, che abbraccia l'intera città. In questa splendida manifestazione i bambini partecipano. Come vede lei questa iniziativa della Prologo? Molto bella, dovrebbero esserci più spesso. Settimana prossima replicherà a Capopeloro il 27 e il 29? Ci andremo volentieri. Ci è piaciuto, insomma, che nonostante le condizioni climatiche, noi venendo dalla parte nord abbiamo trovato comunque tanta gente a partecipare, quindi è comunque un modo per passare una domenica diversa. Il bambino ha partecipato anche alle iniziative qui all'interno per la costruzione degli aquiloni, al laboratorio? Siamo arrivati un po' più tardi, ecco, questo sì, però adesso ci stiamo godendo quest'ultima parte, perché il tempo sembra poco clemente. Quindi voi, anche essendo della zona nord, siete venuti sì, qui? Sì, in attesa poi del festival della zona proprio a Capopeloro.
Sindaco di Messina, qui alla preview del festival che si terrà proprio fra 7 giorni a Capo Peloro. Questa è un'anteprima, una finestra proprio qui a Santa Margherita. È stata voluta fortemente dal Comune, si è svolta già l'anno scorso, quest'anno si riconferma una grande attrazione. Direi di sì, l'idea dell'anno scorso è stata un po' azzeccata, il Festival degli Aquiloni di Torre Faro è un appuntamento fisso importante. Fare una piccola preview nell'altra zona della città vuol dire fare conoscere quell'esperienza, quell'esperimento che è quello che vedete alle vostre spalle anche in un'altra zona della città, per fare comprendere che stare insieme, stare all'aria aperta e riprendere un gioco di tanti e tanti anni fa fa bene un po' a tutti per fare comunità. Appunto, questo è un evento per poter ricongiungere famiglie e bambini. Il Comune di Messina si sta impegnando molto in questo senso. Ci stiamo provando e credo che sotto tanti punti di vista ci stiamo riuscendo. Io, mentre parlo con voi, guardo tante famiglie, tanti bambini, tanti papà che spiegano come funziona l'aquilone a bambini che magari ormai sono troppo legati alla tecnologia e che in questo modo, almeno una volta ogni tanto, riprendono anche il rapporto con il territorio. Sì, è un'idea nata lo scorso anno, grazie alla Proloco Capo Peloro siamo riusciti a fare questa sinergia, a fare una preview diciamo la settimana precedente all'evento di Capo Peloro. È riuscito molto bene l'anno scorso, quest'anno vedo che c'è stato un moltiplicatore importantissimo, perché vuol dire che poi alla fine la gente, le famiglie, i bambini vogliono questa semplicità e questa bellezza nei luoghi più belli che abbiamo, quindi sì, sono soddisfatto, è una bellissima iniziativa e la rimoduleremo ogni anno perché sia sempre più interessante. Ci sono nuove iniziative in merito, in programma? Allora, io litigo spesso con i miei colleghi affettuosamente perché c'è questa diatriba affettuosa fra zona nord e zona sud. Le iniziative sono tantissime, sono realmente spalmate su tutto il territorio, ognuno per la propria peculiarità, perché ovviamente ogni zona ha la sua eccellenza, la sua peculiarità e quindi va studiato ogni evento per ogni tipologia di segmento, diciamo, della città dove siamo. L'abbiamo voluta fortemente questa manifestazione e questa collaborazione tra le due Prologo, questo perché unisce il lato sud con il lato nord della città, quindi una bella occasione comunque per far vivere anche a tutti i bambini della zona sud questa magnifica location e questa magnifica manifestazione. Oggi infatti, anzi il vento di oggi è stato un buon momento proprio per fare questa manifestazione e si vede anche dalla presenza delle persone che, come vedranno i nostri telespettatori dalle immagini, è stata molto numerosa. Sì, sì, diciamo che nella zona sud, specialmente a Santa Margherita, il vento non manca mai, ma oggi specialmente c'è il vento, il tempo ha tenuto, quindi veramente sta riuscendo bene, c'è molta partecipazione da parte di tutti i cittadini e dei bambini soprattutto. Il Comune ha voluto fortemente che questa iniziativa, che è già conosciuta da anni, che si svolge grazie alla Prologo Capo Peloro, appunto all'interno di quella che è l'area della zona nord di Messina, venisse realizzata attraverso quella che è una preview che vediamo oggi proprio nella zona sud, in sinergia anche con la Prologo Messina Sud, e quindi per creare più spazi aggregativi, più momenti dedicati al tempo libero per le famiglie, per i giovani della nostra città. Da nord a sud, un impegno che si vede concretizzarsi quella che è la sinergia fra i vari stakeholders della città. Come sta vedendo questa iniziativa delle Prologo? L'iniziativa è molto utile perché fa divertire i bambini principalmente. E oggi, quest'anno, ho visto molta più partecipazione rispetto agli altri anni e bene così, diciamo, meglio, va sempre meglio. Tu ti stai divertendo? L'importante è che si divertono loro. Per lei dovrebbero essere di più queste iniziative da parte del Comune, anche se si sta impegnando molto già in questi anni. Questo è vero, che si sta impegnando molto, tutto quello che è fatto per i bambini è sempre ben accetto, quindi non basta mai, meglio se ce ne sono sempre di più. Parteciperà all'evento quello di Capo Peloro fra 7 giorni? Credo di sì, che ci saremo anche lì. Mi piace questa iniziativa, è il secondo anno, è veramente riuscita, è molto bello il laboratorio perché lo fanno loro, l'aquilone. E quindi si sentono attivi in questa cosa, molto bello, complimenti. Una bellissima iniziativa. I bambini si stanno divertendo? Sì, assolutamente, assolutamente.